Ragazza, eccomi. Mi si era spento il cellulare, mi si era scaricato. Ed eccoci qua, adesso riprendiamo. Quindi abbiamo realizzato questi pistilli, questi steli e le foglioline. Adesso dobbiamo realizzare i nostri fiorellini. Quindi a questo punto andiamo a prenderci tipo un vinaccio, un bordeaux, un colore comunque abbastanza scuro, un rosso, un fucsia, quello che più preferite. Io prendo una puntina di bordeaux e mi vado ad applicare questi puntini, diciamo, dove io devo andare a realizzare i fiori. Quindi uno lo voglio fare qui, così devo un po' picchiettare, lasciare un pochino di colore. Un altro po' me lo vado a mettere qui, poi un altro pochino qui. Ok, intanto ci facciamo questi, poi casomai vediamo dove possiamo andare a realizzare degli altri fiori. Preleviamo il nostro sigillante e cominciamo a tirare. E sfumiamo. Ogni tanto puliamo il pennello e di nuovo riprendiamo a sfumare. Ok, adesso riprendiamo 2 secondi il nostro verde, perché voglio andare a realizzare ancora qualche altro fiore, quindi ci serve ancora qualche altro pistillo. E lo andiamo a fare proprio qui. Ok. Di nuovo puntina di bordeaux. Proprio un puntino deve essere piccolo piccolo stavolta. Così puliamo il pennello, sigillante e sfumiamo. Puliamo il pennello e sfumiamo. Ok, a questo punto possiamo andare a rifinire per esempio con delle foglie, possiamo completare con dei piccoli dettagli. Quindi se vogliamo aggiungere qualcosina, sempre con il verde, possiamo variare, magari facciamo un verde più chiaro, un pochino più scuro, andiamo ad aggiungere qualche piccolo dettaglio, che magari può essere qualche fogliolina, magari può essere qualche pistillo.
Io non aggiungerei altro. A questo punto andiamo a polimerizzare e la nostra nail art termina qui, perché essendo dei gel painting non abbiamo poi bisogno di andarli a sigillare, quindi il lavoro termina così. Dopo vi posto anche le foto delle altre tip tutte quante terminate e spero che questa nail art vi sia piaciuta. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!